Ad Amici Cerbi e Celentano imitano Paola e giudici al prof, sei veramente brutto. Nella puntata del 1° aprile di Amici è il momento del guanto di sfida tra i professori. A lanciarlo Raimondo Todaro e Arisa, che si sono esibiti sulle note di Mambo Italiano. Rudy Cerbi e Alessandra Celentano hanno accettato la sfida, esibendosi sulle note di Furore di Paola e Chiara. Cantando e ballando. A sorprendere tutti però sono stati Lorella Cuccarini e Emanuello. Scatenati con la canzone Crazy Move di DJ Zeta e Beyoncé. Per questo guanto di sfida, Cerbi e Celentano si sono superati, hanno imitato Paola e Chiara con il brano Furore. Che le due artiste hanno portato in gara all'ultimo festival di Sanremo. Si sono cambiati e, con un lungo abito in paillettes, hanno provato a rifare la coreografia delle due artiste. Oltre che la canzone. Tanto lo stupore tra il pubblico e i giudici, che si sono divertiti nei commenti. Sei veramente brutto, tu hai un problema, hanno detto al prof Cerbi. Cristiano Malgioglio ha aggiunto, sono talmente disgraziati che li voto. Michele Bravi ha commentato, più che una chioccia, mi ha ricordato un pulcino. Facendo riferimento al modo in cui Alessandra ha definito Maddalena. A vincere il guanto di sfida tra i prof sono stati Lorella Cuccarini e Emanuello. La loro esibizione sulle note di Crazy Move, imitando Beyoncé e Jay-Z, ha rapito il pubblico. I giudici e anche Maria De Filippi, che ha fatto loro i complimenti. Tra tutti i commenti. Significativo quello che Cristiano Malgioglio ha rivolto al coreografo per via della sua sensualità. Scherzando, ha detto, che occhio che ha avuto Giorgia, ti sposerei anche io. Il coach, nella vita privata, è infatti il compagno della cantante Giorgia.